una bella soddisfazione per i perugini, perché si sentono sempre i padri eterni, invece stavolta si sono, hanno preso una bella vaga. Ternina Guldo. La Ternana ha vinto il derby. Allora? Il derby lo sapevamo che lo vincevamo. Red and green, good team, and Terni. Stava lei lo stadio? No. Forse per Terni? No, io faccio judo. Presidente, vuole andare in Serie A? Speriamo. Guardi, non l'ho visto e anzi, sono rimasto bloccato, lasciamo perdere. La Ternana ha vinto il derby. Americano. Americano? Sì. Where are you from, exactly? Colorado. Dopo un sacco d'anni, era giusto, no? Io ancora, vedi, non tocco per terra. Non tocco per terra, volo ancora. Le previsioni erano che noi vincevamo perché siamo più forti del Perugia. Siamo contro i perugini e quindi ci ha dato un'immensa soddisfazione. Oggi come oggi sono convinto che noi siamo i più forti della Serie B. Spettacolo vero, ragazzi, una goduria pazzesca. Forse è stata una giornata più bella degli ultimi 20 anni, 30, quanti, 50, quanti saranno stati? Ai perugini, una parola ai perugini, dai. Dopo Abbiamo vinto, va bene, sono contento e loro devono rosicare. No, come sempre, tutta la storia loro devono rosicare. Ha vinto la Ternana, contento? Bello, sono contentissimo, ci vedrai. Perugini, come solito? Come solito, sempre conigli, e conigli rimangono. E poi c'ho anche i parenti a Perugia, quindi... Ti farà per Perugia al derby, ai playoff? Ah, no. Cioè, certo che no, perché... Bandecchi ha detto che... No, Bandecchi non mi interessa, dice Bandecchi. Ci hanno rubata quando siamo nati su, perché dovevamo vincere pure lassù, eh? Non ce la siamo più ripresa, però. Va bene, ma loro non hanno fatto niente, Che gli diciamo ai perugini? Che sono coniglietti. Che continui così la Ternana. Speriamo, fino al campionato. Vi saluto.